Miss Rosselli di Renzo Paris, Neri Pozza Editori. Disponibile Novità Libraria. In via del Corallo 25 a Roma, nei pressi di Piazza Navona, si sale su per una scala abbastanza anonima per accedere all'ultimo piano, al minuscolo appartamento mansardato in cui abitava Amelia Rosselli. L'11 febbraio 1996 la poetessa, nata a Parigi dall'esule antifascista Carlo Rosselli e dall'inglese Marion Catherine Cavé, aprì la finestra di quell'appartamento e una volta sul balconcino scavalcò l'inferriata e si lasciò cadere dal quinto piano giù nel cortile. Concluse così la sua vita, una vita sprofondata nel mare nero dell'inconscio, dal quale soltanto con la poesia le era stato permesso talvolta di riaffiorare. Donna di una stravaganza sfuggente e ridanciana, come ha scritto Sandra Petrignani, Amelia Rosselli raccontava di sé senza reticenze, con la sincerità incandescente che hanno i poeti, col suo accento inglese. Arrotava la R e parlava degli spettri che affollavano la sua mente e che come diretti discendenti dei Kogo Lanz, i fascisti francesi che avevano accoltellato suo padre e suo zio, la perseguitava. Camuffava però con pudore la sua schizofrenia e taceva dei suoi soggiorni in cliniche rimaste misteriose per tutti gli amici. Era tuttavia una star della poesia, venerata da tutti, circondata da una cerchia di amici fedeli negli anni in cui a Roma si veneravano i poeti. Come parlare della vita di una poetessa vissuta in un'epoca di giganti della poesia? Come restituire la sua intensa vita interiore, che a poco si sostituì a quella reale, facendola a pezzi? Renzo Paris, che con Dario Bellezza apparteneva alla cerchia più intima degli amici di Amelia, si tiene lontano in questo libro dedicato all'autrice di Varianze belliche, Slip e altri celebri raccolte, dal mero racconto della vita esteriore di una poetessa che, come Poussin, oggetto, come dire, Franco Fortini, di un'equivoca mitizzazione, sfociata sovente in una inesorabile produzione di kitsch critico-poeta. Nella figura di Amelia Rosselli, nello stesso mare della sua vita, mare nero, interiore, traspare in queste pagine la sterminata antichità della poesia, che nella seconda metà del secolo scorso fece sentire la sua voce sulle sponde del Tevere, dal Ponte Sisto e Piazza Navona. In tal modo, attraverso il volto di Miss Rosselli, Renzo Paris si fa in questo libro custode di un mondo scomparso, evocato, evocatore di un'ombra in attesa dei suoi futuri testimoni, noi che siamo solo testimoni del passato, testimoni di quanto Amelia passava in mezzo ai nostri magazzini di libri e nel silenzio portava
tutta la sua poesia. L'autore Renzo Palisse è nato a Celano nel 1944, vive a Roma dal 1955, a San Lorenzo, il cuore di Roma. Poeta, romanziere, critico. Tra le sue opere ricordiamo le raccolte di poesia Almuni Famiglia e i romanzi Cani sciolti, La croce tatuata, La vita personale, oltre alla banda Apollinaire, e le biografie romanzate dedicate a Moravia, Silone, Pasolini. Ha insegnato letteratura francese all'Università di Salerno e di Viterbo. Ha tradotto le poesie di Apollinaire, Courbet per gli Oscar Mondadori. Collabora con il Manifesto, l'Espresso, il Venerdì di Repubblica. Lo abbiamo incrociato in decine di manifestazioni a Roma. Lo abbiamo incontrato per decine di presentazioni. Renzo Paris, un amico silenzioso, abruzzese in tutto, anche nella scrittura. Un abbraccio, Renzo, e un saluto a Amelia, frequentatrice dei nostri magazzini e delle nostre storie. A presto.